spinosa, seconda puntata, attributi, modi infiniti, modi finiti, che sono i tre concetti fondamentali in base ai quali Spinoza spiega il passaggio dalla natura naturata, da Deus sive natura in quanto natura naturata, alla, scusate il contrario, in quanto natura naturans, alla natura invece naturata. Insomma, abbiamo giusto scalfito la pellicola dell'epidermide dell'universo spinoziano, adesso cerchiamo di affondare il corpo. Allora, abbiamo detto, ridetto, ma conviene ribadirlo, che l'universo è un effetto della causa sui, cioè di Dio in quanto causa sui, ma Dio non è solo causa sui, ma anche causa efficiente dell'universo, la natura naturata, ma appunto, è un effetto che rimane nella causa, che dunque è pur sempre, no, la produzione, la generazione dell'universo è un'autocausazione della natura naturata, è una differenziazione interna della natura naturata, al tempo stesso appunto la causa rimane nell'effetto, appunto, sì. E questo ribadisce una tesi che era già stata di Meister Eckhart, ovvero Dio e l'universo si coappartengono, non ci può essere l'uno senza l'altro, benché certo Dio in quanto causa efficiente, in quanto natura naturans, sia l'infinito assoluto, l'infinito attuale assoluto, questo secondo anche poi la concettualizzazione di Cantor naturalmente successiva, mentre l'universo, la natura naturata, sia un infinito attuale ma inferiore. Dunque nessuna creazione, Dio sive natura è eterno nel senso che non ha mai avuto un inizio, non ha mai avuto una fine, è atemporale, è fuori da qualsiasi determinazione temporale, da qualsiasi successione cronologica. Poi vedremo come mai sembra che la natura appunto voli, abbia una successione temporale. Allora, cruciale diventa però la spiegazione di questa causazione immanente, secondo la quale appunto l'effetto rimane nella causa, la causa continua nell'effetto, no, permane nell'effetto. Ma com'è possibile? Bisogna occorre una spiegazione dettagliata. Allora, Dio come tale, come causa efficiente, contiene infiniti attributi, ognuno dei quali è qualitativamente infinito, cioè infinite proprietà. Un numero infinito di proprietà, intensivamente infinito, infinite le proprietà. Tuttavia, e qui c'è una stranezza spinoziana, tuttavia noi esseri umani, noi menti umane,
ne conosciamo soltanto due infiniti attributi. Il pensiero, la res cogitans, e, guarda caso, l'estensione, la res extensa. Dunque, per quanto ne sappiamo, la sostanza infinita è sia res cogitans, sia pensiero, sia res extensa, sia materia. Sia, entrambe. Ulteriore elemento eretico, non solo appunto abolizione della teoria della creazione, ma anche dell'assoluta razionalità, immaterialità di Dio. Dio non è totalmente immateriale, Dio è anche materiale. Non è solo materiale, come sosteneva Hobbes, ma è anche materiale. Già, a questo punto capiamo che il problema ontologico da cui parte Spinoza è: come si fa a evitare l'inconciliabilità cartesiana, il problema appunto della incomunicabilità cartesiana tra pensiero ed estensione, tra pensiero e materia, res cogitans e res extensa, in quanto sono assolutamente eterogenei. Vi ricordate il problema di Cartesio? Cioè, la realtà è divisa in due, pensiero ed estensione, ma come fanno pensiero ed estensione a comunicare se sono assolutamente eterogenei? Quindi come facciamo noi a avere dei dati sensibili? Come facciamo a far muovere con la nostra mente il nostro corpo? Ma anche il problema hobbesiano, il problema di Hobbes, e cioè appunto Hobbes risolve, no, crede di risolvere la questione dicendo: no, basta eliminare la res cogitans e sostenere che tutto è res extensa, tutto è materiale, anche Dio, anche la mente umana è cervello, il pensiero è come la bile, è una secrezione del cervello, così come la bile è una secrezione del fegato. Ma perché è un problema? Perché per Spinoza è poco credibile che il pensiero sia apparentabile alla bile e che quindi la mente si riduca al cervello. Il pensiero ha una sua qualità che ognuno di noi immediatamente percepisce e che non è riducibile alla materialità, a qualcosa appunto, a un segreto mentale, un segreto, scusate, cerebrale. Quindi Spinoza, no, sostanzialmente contesta sia la soluzione cartesiana sia la soluzione hobbesiana e cerca appunto un'alternativa che risolva, diciamo, le difficoltà di entrambe le precedenti soluzioni. E insomma, così sembrerebbe, uno potrebbe dire: vabbè, bravo, mette insieme capre e cavoli e via, la famosa botte ubriaca e moglie piena, no? Cioè sia res cogitans sia res extensa. Ma
poi in realtà è più raffinato. Allora, la realtà è da un lato del tutto unitaria, omogenea, perché la sostanza comunque è qualcosa di assolutamente unitario, ma poi comunque si differenzia in res extensa e res cogitans. Il problema naturalmente sarà a quale condizione questa differenziazione non introduce una inconciliabilità, come nel caso di Cartesio. Vedremo la geniale soluzione di Spinoza, ma prima dobbiamo capire come procede la derivazione. Allora, da questi due attributi infiniti derivano immediatamente due modi infiniti, ovvero le menti e il modo. Le modi. Cosa vuol dire modi infiniti? Cosa vuol dire modi? Modi sta per modificazioni. Modificazioni, specificazioni dei rispettivi attributi. Appunto, le menti umane, ma attenzione, poi vedremo, in realtà tutte le cose hanno una componente mentale. Quindi il suo, abbiamo detto, panenteismo è anche un panpsichismo, cioè tutte le cose hanno un'anima, nel senso hanno una componente mentale, ma questo lo vedremo meglio più avanti. Dai modi infiniti, anche se sempre di un infinito inferiore, quindi abbiamo tre gradi, come in Plotino, tre gradi di infinitezza attuale. A questo punto c'è però il cruciale passaggio dall'infinito al finito. Quindi le menti si finitizzano nelle idee. Le idee sono finite. Le menti hanno una capacità infinita di pensiero, ma l'idea di albero è finita. E i corpi, la finitizzazione del moto dà luogo ai corpi. Come? Allora, moto però diviso, articolato in diverse quantità di moto, e quindi in diversi corpi corrispondenti, corpi composti corrispondenti però alla somma di diverse quantità di moto. Quindi il moto si differenzia in diverse quantità di moto che poi danno origine a corpi finiti. Le quantità di moto, appunto, sono finite, quindi i corpi sono finiti. Naturalmente il moto rimanda alla quiete come però negazione del moto, no? Come assenza, privazione di moto. Ok. O meglio quella R, ci siamo? Il punto a questo punto è: ma questi passaggi, queste derivazioni, in cosa consistono? Come si spiegano? Risposta di Spinoza. Allo stesso modo in cui e per cui, dato un triangolo, ne deriva che la somma dei suoi angoli interni sia 180 gradi. Volendo si può anche dire, allo stesso modo per cui, dato un uomo, ne deriva che sia bipedo. Cioè, per implicazione logica, per, in,
per rapporto antecedente conseguente dal punto di vista logico. Antecedente, uomo, conseguente, bipede. Oppure dotato di linguaggio alfabetico, quello che volete. In questo caso addirittura diventa un'equivalenza, assumendo che sia una proprietà esclusiva della specie umana, parlare. Sapete la differenza tra implicazione logica e equivalenza logica, adesso non stiamo a sottilizzare su questo punto. È chiaro, quindi, voi direte, sì, ma a livello, questo a livello res cogitans, a livello res extensa, a livello res extensa è sempre antecedente e conseguente, solo che lo chiamiamo, che li chiamiamo causa ed effetto. Ma in realtà è un rapporto di logico-matematico, è un'inferenza logico-matematica. Per esempio, no? Per esempio, certo, noi diciamo perché no, questo gesso cade, perché la causa campo gravitazionale terrestre imprime un'accelerazione di 9,8 metri al secondo quadrato, effetto, quindi effetto 9,8, moto verso il centro della Terra con un'accelerazione di 9,8 metri al secondo quadrato. Ma in realtà è dato il campo gravitazionale terrestre, ne deriva che i gravi si muovano con un'accelerazione di 9,8 metri al secondo quadrato, allo stesso modo per cui, dato un triangolo, ne deriva che la somma dei suoi angoli interni sia 180 gradi. Vi vedo sconcertati. Ma in realtà è facilissimo, è come un'espressione, come lo svolgimento di un'equazione. Alla fine, alla fine di questa parte, prima della vera fine, allora, alla fine parziale, Dio sostanza è una legge logico-matematica, è una meta-equazione di cui la sequenza rex extensa moto corpi, così come res cogitans mente idee, sono svolgimenti. È un'equazione con due svolgimenti. Ma naturalmente tutti gli svolgimenti, come ben sapete quando voi, no, quando svolgete una espressione, un'equazione, sono già impliciti nell'equazione. Giusto? Non so, ci avete mai pensato? E certo, voi poi la svolgete, esplicitate, ma è già tutto quello svolgimento è già contenuto nell'equazione. Quindi, quello che io vi ho spiegato è che noi capiamo come una successione temporale legata a causa ed effetto, antecedente e conseguente, in realtà è tutto simultaneo, è tutto già da sempre presente, da sempre e per sempre presente nella meta equazione. Non c'è nessuna successione temporale. La successione temporale è dovuta alla limitatezza delle nostre menti, o meglio delle nostre idee, se non raggiungono poi lo sviluppo completo, per cui non riusciamo a pensare immediatamente triangolo e 180 gradi, no, e dobbiamo pensare, dato un triangolo, ne deriva, e magari poi dimostrarlo, ma è la limitatezza della nostra mente, altrimenti è triangolo 180 gradi, cioè è tutto insieme, non c'è nessuna successione temporale.
Ok? Allora, prima di arrivare poi al ulteriore chiarificazione, abbiamo detto, e questo vale per tutto quello che accade, eh? Prima è caduto uno dei vostri disegni, è da sempre successo, era da sempre implicito nell'equazione, era da sempre, per sempre sarà presente nell'equazione. Non è un evento così come lo concepiamo noi, è una relazione. È una relazione logico-matematica, onnipresente, senza nessuna temporalità, atemporale. E noi però, avendo una visione limitata delle cose, la percepiamo in una successione temporale. La temporalità deriva dalla nostra mente, il tempo è un prodotto della nostra mente. Vi ho detto che però appunto sono due svolgimenti, però sapete che due svolgimenti di una stessa equazione, credo che abbiate già avuto, no, si può arrivare a due soluzioni, giusto? Ci sono le equazioni, però non sono eterogenei, problema, no? Allora come comunicano? Cioè, il problema cartesiano. Ma noi sappiamo che due svolgimenti di una stessa equazione sono diversi, ma sono corrispondenti, sono in corrispondenza bionivoca. Così come proponiamo, abbiamo un testo in greco e lo traduciamo, lo traducete perché siete abilissimi, in latino e in inglese. Sono due traduzioni diverse, due codici, due codificazioni diverse, ma corrispondenti, in corrispondenza bionivoca. Il messaggio, l'informazione è la stessa. Quindi c'è un'unica informazione infinita, Dio sostanza, e per quello che noi ne sappiamo, due modalità di codificazione. Cioè la realtà che noi conosciamo è una doppia codificazione di un medesimo messaggio logico-matematico, di una medesima informazione, rete informatica, espressa in due codici diversi, ma corrispondenti, in corrispondenza bionivoca. Dunque, attenzione, geniale soluzione, no, non l'avete capita? Geniale soluzione di Spinoza. Non c'è bisogno di nessun rapporto diretto, perché i due svolgimenti sono sincronizzati dal nostro punto di vista temporale, sono sincronizzati. Per cui io credo in questo momento di stare emettendo delle onde sonore che colpiscono il vostro timpano e quindi voi recepite il messaggio che cerco vanamente di trasmettervi. E voi credete di sentire provenire da me una voce con, no, una serie di parole, una serie di informazioni. Tutto questo sta avvenendo, secondo Spinoza, in ognuna delle nostre menti. Perché? Perché le nostre menti sono un processo programmato, secondo la grande equazione, meta-equazione, che è la sostanza divina. E sono programmati in maniera tale che poi effettivamente fuori dalle nostre menti, cioè a livello di res extensa, ci siano delle onde sonore messe in movimento dalle mie corde vocali, onde sonore che invece sono recepite dai vostri timpani. Non so se
Se io in questo. Ah, prima appunto è venuto via, voi non l'avete visto perché io invece sì, è venuto via, ma adesso lo vedete che è lì per terra. Uno dei. Cosa avete esposto? Una sorta di mostra di. Pictures on exhibition. Pitture in. È caduto. Ma io ho visto quel movimento dentro la mia mente, cioè la mia mente a un certo punto era programmata nel suo svolgimento per arrivare a quell'idea, l'idea del vostro disegno che svolazza e plana sul pavimento, quella serie di idee, e effettivamente fuori di me, a livello di res extensa, c'era uno svolgimento causale, di causa-effetto, causalistico, programmato, per cui in quello stesso istante in cui io ho pensato quelle idee, avveniva effettivamente quello che le mie idee mi trasmettevano. È chiaro? Ok. Viene chiamato parallelismo psicofisico. No, ma sarebbe meglio chiamarlo sincronismo psicofisico e, meglio ancora, no, corrispondenza bionivoca a livello psicofisico tra res cogitans e res extensa, cioè tra i contenuti della nostra mente e i fatti fisici esterni rispetto alla nostra mente. Quindi se io metto la mano sulla superficie di questa pseudocattedra, io sento fresco, ma in realtà l'idea di fresco che in questo momento mi si presenta, mentre nel processo, nello svolgimento fisico, io metto la mano lì. Ok. Allora, cerchiamo di arrivare un po' alle somme di quanto detto finora, cioè agli esiti filosofici più generali, in parte ve li ho già detti, ovvero, no, ricordiamoci, motivo per cui poi viene accusato di eresia, cioè dal punto di vista ovviamente della teologia ebraica, ma come anche della teologia cristiana, insomma, ha ragione, non è quello il problema è perché uno debba essere anatemizzato, marginalizzato, perseguitato. Allora, negazione della creazione, l'abbiamo già detto. Poi abbiamo detto negazione della completa immaterialità di Dio. Dio è anche materia, così come tutte le cose sono anche menti. Perché e poi certo abbiamo detto, beh, questo non c'entra con la teologia, ma il tempo non esiste, e non c'è nessun finalismo, ovvero prima ancora non c'è nessun libero arbitrio e poi non c'è nessun finalismo. Allora, primo aspetto, libero arbitrio. Dio non ha un libero arbitrio. Anche questo ovviamente cozzava con la teologia canonica, sia ebraica sia cristiana. Secondo appunto la teologia tradizionale, vi ricordate in particolare Occam aveva enfatizzato questo aspetto, Dio può voler creare come, poi l'aveva ripreso anche Descartes, no? Per introdurre il suo genio maligno, Dio se avesse voluto avrebbe anche potuto ingannarci, Dio se avesse voluto avrebbe anche potuto non creare, perché è assolutamente libero, ha scelto di creare, poteva anche non creare. Per Spinoza non è così. Per Spinoza, come abbiamo visto, Dio e l'universo, natura naturans e natura naturata, si coappartengono, quindi non possono che coesistere.
E dunque non c'è nessuna libera scelta. È necessario che Dio generi in se stesso, come causa immanente, intransitiva, generi in se stesso l'universo. Tuttavia, secondo Spinoza, questo non nega affatto la libertà di Dio e poi nemmeno la libertà degli essenti, di tutti gli essenti finiti. Perché? Perché bisogna intendersi su cosa è veramente la libertà. Cioè, concepire la libertà come libero arbitrio, ovvero io posso scegliere A e B, o C o D, è una fanfaluca, è uno sbaglio, un errore, è una concezione completamente fuorviante della libertà. Libertà significa veramente, autenticamente, realizzare la propria essenza, la propria natura, esplicitare la propria natura. Dunque, Dio è liberissimo perché la sua essenza è quella di essere natura naturans. E dunque, nel momento in cui produce in se stesso l'universo, è assolutamente libero, realizza pienamente la sua libertà. E questo vale, attenzione, questo vale per tutti gli essenti, naturalmente anche per gli uomini, ovvero, stando così le cose, è chiaro che tutto ciò che avviene è programmato e determinato in modo necessario. Tutto avviene come nell'unico modo in cui può avvenire. Non può avvenire altrimenti. Cioè, quel disegno che si è staccato prima non poteva non staccarsi. Era tutto determinato da sempre e per sempre. Però ognuno di noi è libero, nel senso che ognuno di noi realizza la sua natura. La libertà consiste nella realizzazione della propria essenza. Quindi amor fati, amore del proprio destino. Questa è la libertà. La libertà è amor fati. Ovviamente, come vi avevo anticipato, non c'è nessun finalismo, cioè in una concezione come questa dell'universo non c'è nessuna finalizzazione, ci sono appunto soltanto cause ed effetti, antecedenti e conseguenti. Tutto è determinato, tutto è, almeno a livello di... tutto è meccanicistico, è una concezione. Quindi, in questo senso, Spinoza presenta molti elementi di somiglianza con Plotino, in generale Giordano Bruno, cioè il neoplatonismo, no, il panenteismo, il panpsichismo, salvo che i precedenti appunto panenteismi, quelli di Plotino, di Cusano, di Bruno, erano in chiave organicistica, vitalistica, biologica, mentre il panenteismo, panpsichismo di Spinoza è in chiave meccanicistica, o se vogliamo logicista, matematica. Non c'è nessun fine da raggiungere. Come non c'è nessuna provvidenza, e ovviamente anche qui, no, eretico, non c'è nessuna provvidenza divina. Non è vero che tutto ciò che avviene in vista di un bene, no, di un miglioramento, di un bene maggiore. Anche le disgrazie più tremende, no, sono un mezzo per arrivare a un bene maggiore. E, argomento sottilissimo di Spinoza, se fosse così, si negherebbe la perfezione di Dio. Cioè, se il bene fosse qualcosa da raggiungere, non ci sarebbe già adesso,
Se la perfezione è un fine, vuol dire che adesso si è nell'imperfezione, vuol dire che Dio sarebbe imperfetto. È un autogol della teologia tradizionale pensare che appunto esista un finalismo, una provvidenza divina. È come accusare Dio di essere imperfetto. Quindi questo è bello, per questo argomento è bello, perché in questa maniera Spinoza ribalta l'accusa di eresia sui suoi accusatori. Siete voi eretici perché avete una concezione di Dio, di un Dio imperfetto che non ha ancora raggiunto la perfezione, o non è riuscito a far raggiungere la perfezione alla sua creatura, cioè l'universo. Non cambia niente, è comunque imperfetto. Bene, per oggi direi che ci possiamo accontentare. Diciamo che abbiamo superato l'epidermide, adesso possiamo cominciare a entrare negli organi fondamentali della filosofia di Spinoza.